Ennesimo viaggio della speranza ed ennesima tragedia del mare nel canale di Sicilia. Potrebbero essere morti per le esalazioni tossiche prodotte dal motore per asfissia i 30 migranti a bordo del peschereccio soccorso ieri sera nel canale di Sicilia dalla fregata Grecale della Marina Militare. Il peschereccio è stato individuato da mezzi aerei e quando la nave Grecale l'ha raggiunto, per alcune decine di loro non c'era più niente da fare. In totale, a bordo del barcone che si dirige adesso verso il porto di Pozzallo, nel Ragusano, ci sono 590 migranti. Il loro arrivo è previsto per la mattinata di domani. Quello che si è concluso in nottata è stato un altro weekend di soccorsi senza sosta per gli uomini e le unità del dispositivo Mare Nostrum. Da venerdì, infatti, le navi della Marina Militare e della Guardia Costiera hanno soccorso 7 barconi e hanno salvato complessivamente 5.000 persone, partite tutte dalle coste africane. Ed intanto a Pozzallo, dove tra oggi e domani è previsto l'arrivo di circa 600 migranti, è di nuovo emergenza. È l'ennesima tragedia dell'immigrazione, non sappiamo neppure dove mettere i 30 cadaveri. Abbiamo solo 2 celle frigo occupate e dovrò adoperarmi con i colleghi dei comuni limitrofi. Faremo il possibile, come abbiamo sempre fatto da quando c'è questa emergenza, ma auspico con forza che a tutti i livelli sia lo stesso. Lo ha affermato il sindaco di Pozzallo, Luigi Ammatuna, che conferma come nel centro di prima accoglienza si stia provvedendo allo svuotamento dei circa 150 immigrati presenti per consentire l'arrivo dei nuovi 590. La parata più affollata e partecipata d'Italia. Un autentico successo per le associazioni promotrici l'Onda Pride 2014 tenutosi a Palermo. Secondo i dati forniti dall'Arcigay, nel capoluogo oltre 40.000 persone hanno animato il lungo corteo che sabato pomeriggio ha percorso circa 2,5 km da Piazza Marina a Piazza Verdi. Una manifestazione come sempre all'insegna del colore e del rispetto dei diritti civili, oltre a quelli LGBT. Tra le 10 città coinvolte nell'Onda Pride, ha proseguito in una nota all'Arcigay, i palermitani hanno aderito in massa, mostrando il loro entusiastico supporto alle rivendicazioni della manifestazione. Musica, balli e ben 11 carri nella sfilata della quinta edizione del Pride, che a Palermo, quest'anno, ha assunto per la prima volta una reale componente istituzionale. Presenti, infatti, sia il sindaco Lulu Corlando che il presidente della regione, Rosario Crocetta, accompagnati entrambi dai rispettivi confaloni, in qualità, hanno tenuto a sottolinearlo, non di semplici partecipanti, ma di primo cittadino e governatore. Una manifestazione che ha abbracciato davvero tutte le cause più attuali, anche in Sicilia, da quelle per la lotta alle discriminazioni di genere, sino a quelle no muos. Il culmine, come detto, all'arrivo in serata a Piazza Verdi, con il testimonial Massimo Ghini e la carovana di rappresentanti delle istituzioni. Orlando ha ricordato come Palermo è stata una delle prime città a riconoscere un registro delle unioni civili, mentre il governatore Crocetta ha annunciato ufficialmente una legge sulle coppie di fatto dopo la finanziaria. La Sicilia non smette di bruciare, sferzata dal forte vento di scirocco che negli ultimi giorni ha alimentato le fiamme dei numerosi roghi divampati in tutta l'isola. A minacciare le case alla periferia di Belmonte Mezzagno, nel palermitano, un nuovo incendio che dalla scorsa notte sta tenendo in apprensione gli abitanti delle abitazioni a monte del paese. I vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte insieme agli uomini della forestale per tenere sotto controllo le fiamme, ma gli inquilini delle case della zona non hanno dormito sonni tranquilli, considerato che appena pochi giorni fa alcuni incendi divampati intorno a Palermo avevano raggiunto diversi edifici, tra cui un supermercato a Villa Grazia, delle abitazioni in zona Villa Abate e l'Istituto Zootecnico di Palermo, parzialmente distrutto dalle fiamme, che hanno causato anche la morte di alcuni animali. Paura non solo nel capoluogo, ma anche sull'isola di Pantelleria, dove un grosso incendio è divampato in contrada Suvachi, non lontano da 2 affollati alberghi. Le fiamme sono state tenute lontane dalle 2 strutture ricettive, ma non è stato possibile impedire all'incendio di raggiungere alcuni dammusi, 2 dei quali hanno riportato danni, uno agli infissi, l'altro alla recinzione. Intanto è attesa per oggi la gara d'urgenza per gli elicotteri del servizio antincendio, di cui la Sicilia ancora non dispone, ma di cui è obbligata a dotarsi. La nuova flotta siciliana dovrebbe essere composta da 7 mezzi aerei che dovrebbero permettere di contenere gli incendi con maggiore efficacia e con minori rischi per la popolazione, scongiurando, almeno questo è l'auspicio, il pericolo che riescano a raggiungere i centri abitati. Gelateria La Cala, i sapori della natura, lavorati secondo l'antica tradizione.
specialisti nella produzione di gelati alla frutta con l'utilizzo di prodotti naturali e latte fresco. Gusta il piacere di un buon gelato nel cuore del centro storico di Palermo. Gelateria La Cara, nella sua nuova apertura, si trova in piazza Fonderia 8/9 presso l'antico Palazzo Custos a Palermo. Tu scegli il gusto e Nicola te lo fa. Tradizione ed esperienza sono gli elementi principali dei maestri pasticceri del panificio Quartararo. Un'ampia scelta di dolci, biscotti e torte di vari gusti. Un vasto assortimento di pasticceria siciliana con ricotta, creme e panna e a richiesta anche torte personalizzate. Il panificio Quartararo è particolarmente apprezzato per il gelato artigianale che potrete gustare in svariati gusti buoni e genuini. E per le torte, i tronchetti e i semifreddi. Lasciatevi conquistare dalle nostre delizie. Veniteci a trovare. Panificio Quartararo. A Palermo, in Viale Regione Siciliana Sud-Est 2207. Auto low cost? Abracadabra! Apre Nuova Cori Outlet. Dall'esperienza di Nuova Cori, ecco il nuovo showroom dedicato alle auto a basso costo. Veicoli di tutte le marche, con la garanzia e l'affidabilità di sempre. A Palermo, in Viale Regione Siciliana 474. Acquapark Monreale, l'oasi del divertimento. Benvenuti nel parco acquatico più bello della Sicilia. Acquapark Monreale, è relax ed allegria. Goditi l'estate, vieni all'acquapark. Troverai scivoli ed attrazioni per grandi e piccini, rilassanti piscine, una coinvolgente animazione e una gustosa area ristoro. Aperto tutti i giorni, dal 1 giugno al 1 settembre. Acquapark Monreale, fai un tuffo nel blu. Il profumo della terra di Salemi, i sapori dei cibi della migliore tradizione siciliana, la freschezza dei prodotti utilizzati, l'attenzione per un amorevole servizio dedicato ai clienti, sono gli ingredienti basilari del rapporto tra la nostra cucina e i nostri ospiti. Sapori antichi e gusti moderni. Ristorante Le Botteghe del Sindaco, a Salemi, in via Giovanni Amendola 187, telefono 0924 64 921. Covo, un amore d'uovo. 9 persone fermate e 5 avvisi di garanzia notificati in stato di libertà tra Agrigento, Catania, Milano, Roma e Torino per associazione a delinquere e favoreggiamento dell'immigrazione e della permanenza clandestina aggravati dal carattere transnazionale dell'organizzazione. È il bilancio della lunga e complessa operazione Glauco condotta dalle squadre mobili di Palermo e Agrigento che ha permesso di individuare alcuni dei responsabili dell'enorme tragedia dello scorso 3 ottobre davanti alle coste di Lampedusa, quando 366 migranti persero la vita nel naufragio più catastrofico della storia del Mediterraneo, ma anche di numerose altre tratte. L'indagine era scattata subito dopo il disastro. Tra i più pericolosi e importanti trafficanti di umani c'erano Hermias Berane, etiope, e John Marai, sudanese, che gestivano gli spostamenti dei gruppi di disperati dal Sudan alla Libia prima di imbarcarli alla volta delle coste siciliane. Quella che stava in mezzo era una storia di orrori e violenze, per di più strapagate da chi, per disperazione, cercava di fuggire dalla guerra civile. Come se gli orrori subiti non fossero sufficienti, una volta in Italia i migranti dovevano corrispondere ai componenti dell'organizzazione un'altra cospicua somma di denaro per acquistare la loro nuova identità fittizia ed il loro successivo trasferimento nel Nord Europa, spesso in Norvegia o Germania, o nel Nord America, soprattutto in Canada. Solo il passaporto veniva a costare 7.000 euro. Gli appartenenti all'organizzazione, sparsi in diverse province italiane, curavano nei minimi dettagli i passaggi attraverso i quali i migranti venivano prelevati dal loro paese e trasportati in Libia, da dove partivano per l'Italia e poi la loro permanenza o la fuga verso altri paesi. Per la prima volta in Italia siamo riusciti a individuare
i soggetti che nel Nord Africa organizzano lo spostamento dei migranti e poi il viaggio verso l'Italia. Le prove secondo noi sono schiaccianti perché abbiamo intercettazioni e dichiarazioni dei migranti, poi chiederemo l'estradizione verso la Libia, diventerà anche un problema che sfugge al nostro controllo, un problema tra virgolette politico anche. Mediamente la somma che viene pagata per uno spostamento, mettiamo dall'Eritrea fino alle coste libiche, varia dai 3.500 ai $5.000, quindi se voi fate un rapido calcolo, nella tragedia di Lampedusa in cui c'erano 600 persone, arrivate a capire qual è il giro di denaro. Giro di denaro fa l'altro senza rischi, come può essere il traffico di stupefacenti, in cui il rischio del sequestro è sempre dietro l'angolo per i trafficanti. Qui il pagamento avviene prima dell'imbarco, quindi se il carico, tra virgolette, perché tale viene considerato da questi soggetti, si dovesse perdere, la perdita economica sicuramente non c'è. 200 militari in azione, oltre 300 perquisizioni a tappeto e 23 arresti. Questi i numeri dell'operazione Lava, che ha di fatto smantellato il supermarket della droga nel quartiere Fortino di Catania. Il blitz è scattato all'alba, eseguito dai carabinieri ed emesso dal GIP di Catania sia su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia guidata da Giovanni Salvi che dalla Procura dei Minorenni, ha prodotto, come detto, 23 arresti. Tra di loro anche diversi minori, tutti i componenti di una vera e propria organizzazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina e marijuana. Dalle indagini condotte dalla DDA Etnea è emersa la struttura piramidale dell'organizzazione, che smerciava nel quartiere una quantità pari, mediamente, a 500 dosi che avrebbero fruttato circa 10.000 euro al giorno. Gli esecutori materiali dello spaccio erano spesso i più piccoli, minorenni, che cedevano le dosi per strada, alle auto in corsa, perfino calandole con dei sacchetti dai piani superiori dei palazzi. Per i 23 l'accusa è pesante, associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. Il futuro della finanziaria 2.0, nota anche come finanziaria Terre, sta per rivelarsi. Grande attesa per domani, quando cioè si riuniranno le sezioni in sede di controllo per la parifica sul rendiconto generale 2013 della Regione Siciliana. Un passaggio fondamentale che chiarirà se effettivamente siano disponibili quei 463 milioni di euro risparmiati l'anno scorso secondo la stima dell'amministrazione regionale. Qualora dovessero arrivare conferme anche dalla Corte dei Conti, allora si potrà procedere con l'iter legislativo del testo, che dovrebbe culminare a metà luglio con l'arrivo della manovra in aula. Intanto si continua a discutere su alcuni punti controversi del testo. Fra tutti il taglio dei contratti del personale esterno negli uffici di gabinetto degli assessorati regionali. Un tema che sembra stare molto a cuore ad Antonello Cracolici, che non ha mancato di ribadire il tagliente epiteto di governo dei gabinetti affibbiato all'attuale amministrazione. In un momento caratterizzato dalla necessità di ridurre le spese e i costi della pubblica amministrazione, ha dichiarato l'ex capogruppo PD, il governo regionale dovrebbe dare il buon esempio con un segnale forte, a meno che qualcuno non intenda continuare ad usare gli uffici per piazzare parenti e amici. Controversie sarebbero sorte anche a margine dell'articolo 28, inerente ai finanziamenti dell'ex tabella H. Il governo regionale, secondo l'opinione di un'altra esponente PD, Mariella Maggio, riproporrebbe ancora una volta il medesimo schema di ripartizione delle risorse, continuando a non fare distinzione tra enti di natura culturale e sportiva e quelli di natura sociale. La stessa vicepresidente della quinta commissione, cultura, formazione e lavoro, chiede anche chiarezza su un altro articolo, il numero 25, inerente alle misure di contrasto alla povertà. In particolare si discute circa la proposta di abbattimento del ticket per la specialistica e la farmaceutica in favore dei nuclei familiari con un reddito annuo complessivo inferiore a 50.000 euro. Una norma che, spiega il Democratico Di Giacomo, cambierebbe per la prima volta in Sicilia l'orientamento della pressione fiscale nel settore sanitario. Stipendi d'oro non solo nei palazzi della politica siciliana, ma da anni anche nell'organigramma di diversi enti di formazione. Sarebbero circa 200 le maxi retribuzioni annuali percepite da dirigenti e direttori. Secondo quanto riportato da Repubblica, si oscillerebbe tra i 60.000 euro di un semplice dirigente scolastico statale fino ad un massimo di 124.000. Un vaso di Pandora scoperchiato grazie ad un dossier sugli enti siciliani che a breve arriverà sulla scrivania dell'assessore Scilabra. Fu proprio lei a richiedere
saperlo, quando a pochi mesi dalla sua nomina si cominciò a parlare di indagini interne sui conti di quegli enti che, spesso, hanno manifestato contro Mamma Regione per la cancellazione dagli elenchi delle sovvenzioni. Stipendi d'oro per giunta pagati con fondi europei. Il tutto rientra nel grande e misterioso contesto dell'avviso 20, l'ultimo respiro esalato dal governo lombardo e scaricato sulle spalle di quello guidato da Rosario Crocetta, costringe ancora a spendere somme importanti. 100 milioni dal piano giovani sono già stati promessi al finanziamento della terza annualità, poi scatterà la tabula rasa. Facile prevedere interventi drastici sui maxi stipendi di dirigenti e direttori, anche alla luce delle proteste, ormai a cadenza settimanale, dei formatori, che adesso potrebbero dover raddoppiare il senso di marcia delle mobilitazioni, guardandosi nuovamente alle spalle. 5 nuovi corsi di laurea sono stati introdotti nell'Ateneo di Palermo. Con la conferma da parte del Ministero della Ricerca e Università dei 117 corsi esistenti e l'approvazione delle nuove proposte, salgono a 122 i corsi di studio per l'anno accademico 2014-2015. La nuova offerta formativa arricchirà il settore sanitario ed informatico, permetterà in particolar modo ai laureati di infermieristica di completare i loro studi con il secondo livello della formazione. Dei nuovi corsi, due avranno una durata triennale, mentre tre nuovi corsi di laurea magistrale avranno una durata biennale. Secondo Vito Ferro, prorettore vicario e delegato alla didattica, i nuovi corsi, oltre a colmare una carenza formativa nel settore delle professioni sanitarie, apriranno agli studenti dell'Ateneo percorsi formativi caratterizzati da un chiaro sbocco occupazionale. Sarà unico nel territorio regionale il corso assistenza sanitaria, abilitante alla professione di assistente sanitario. Altra unicità è rappresentata da Scienza e Ingegneria dei Materiali, conferito dalla Scuola Politecnica in uniformità agli altri atenei internazionali e nazionali, tra cui il Politecnico di Milano. Il corso di informatica, invece, completerà il piano dell'offerta nel settore dell'informatica e prevede una collaborazione con l'omologo corso dell'Università Paris e Mar-la-Vallée. Per i test di accesso, i bandi prevedranno la stessa prova per un gruppo di corsi di studio che permetteranno allo studente di essere collocato in più graduatorie in relazione alle preferenze espresse al momento di presentazione della domanda di accesso ai test. Forti incongruenze nel bilancio e ritardi nella spesa dei fondi comunitari, oltre ad una mole immane di residui attivi che difficilmente saranno recuperati. Si abbatte come una tempesta sul fragile porticciolo della Regione la relazione della Corte dei Conti sul rendiconto 2013 della Regione siciliana. Le sezioni riunite dell'organo di Stato per l'isola hanno fotografato ancora una volta la profonda condizione critica delle casse regionali, specificando dettagliatamente spese ed entrate. Nonostante il calo della spesa per il personale e per la parte corrente, si evince dalla relazione presentata in mattinata dal Palazzo Steri di Palermo, calano complessivamente anche le entrate. In soldoni, l'indebitamento complessivo della Regione, pari a oltre 5 miliardi di euro, sarebbe destinato, anche se di poco, a salire. La Corte dei Conti rileva previsioni scritte a bilancio e poi stravolte dalla successiva legge di stabilità, chiedendo all'amministrazione ulteriori interventi strutturali, in modo particolare su sanità, società partecipate e organizzazione degli apparati amministrativi. Per il conseguimento di questo obiettivo, hanno incoraggiato i magistrati, appare necessario un rigoroso, per certi aspetti anche coraggioso, ridimensionamento della spesa corrente. La denuncia più rilevante, però, riguarda il capitolo dei cosiddetti residui attivi, ossia quei crediti vantati su più ambiti dalla Regione, ma mai riscossi. Questi, hanno riferito ai magistrati della Corte, costituiscono una somma enorme, 15 miliardi, di cui 11 provenienti da passati esercizi. Queste entrate incerte sarebbero cresciute nel 2013 di 217 milioni, toccando la quota massima di 15 miliardi e 200 milioni di euro. 4 di questi miliardi sarebbero addirittura stati messi a copertura per spese reali, con 3 miliardi già certamente inesigibili, ossia non recuperabili dalla Regione. Con queste premesse, la nuova manovra finanziaria rischia di vedersi nuovamente stravolta. Conti correnti bancari, auto lussuose, tra cui anche una Ferrari, ma anche Rolex insieme a viaggi e feste VIP. C'è tutto questo dietro al maxi sequestro ai danni dell'imprenditore palermitano Salvatore Castagna, patron del gruppo Italiacom, la società di telecomunicazioni siciliana nata nel 2009. Ieri la Procura del Capoluogo, con il supporto investigativo e operativo della Guardia di Finanza, ha posto sotto sequestro aziende ed altri beni mobili ed immobili.
Secondo quanto si apprende da fonti della Procura, la Finanza ha posto i sigilli a quote delle società Italiacom SRL, Italiacom Net SRL e Italiacom TV SRL insieme alla Olafon SRL. L'imprenditore palermitano è indagato per bancarotta fraudolenta, emissione, utilizzazione di fatture false, truffa aggravata ai danni dell'INPS e di migliaia di utenti sottoscrittori di contratti di telefonia mai attivati. L'indagine è partita nell'agosto del 2013, quando i finanzieri, nel corso di un accesso agli uffici di una società riconducibile al gruppo, scoprirono 38 lavoratori in nero impiegati nel call center della società. Si è così accertato come le tre società avessero impiegato, tra il 2010 e il 2013, ben 218 lavoratori completamente in nero. Attraverso poi finte dimissioni e successive riassunzioni, la società avrebbe omesso versamenti alle casse dell'erario in materia di IVA e di ritenute previdenziali ed assistenziali per oltre 732.000 euro. I finanzieri avrebbero inoltre accertato emissioni ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti attraverso la creazione di società fittizie con sede a Londra e nel paradiso fiscale americano del Delaware per circa 6 milioni di euro. Inoltre è stato scoperto che due delle tre ditte avrebbero indebitamente prelevato dalle carte di credito di oltre 1.000 clienti circa 491 euro pro capite, giustificando questi movimenti come adeguamento contrattuale una tantum, ovvero con la mancata restituzione del modem router fornito al momento dell'attivazione, sebbene in alcuni casi lo stesso sia stato acquistato dai clienti stessi. In ogni caso, con il denaro prelevato dalle casse delle tre società, l'imprenditore avrebbe fatto la cosiddetta bella vita, promuovendo la sua carriera di cantante attraverso eventi musicali svoltisi al Teatro Golden di Palermo e alla Valle dei Templi di Agrigento, che hanno visto tra l'altro la partecipazione di numerosi VIP. Non sembra esserci una sola lettura alla parifica con riservo presentata ieri dalla Corte dei Conti circa il bilancio regionale del 2013. Una revisione che ha sì sbloccato la finanziaria ter, ma anche fissato dei paletti che, secondo l'opposizione, costringerebbero il governo Crocetta a rivederla su vasta scala. L'organo di Stato ha confermato le previsioni della Giunta regionale sui 463 milioni messi a copertura del disavanzo dell'anno scorso, dimostratosi inferiore del previsto. Di contro, la Corte ha scoraggiato l'eventualità di attingere indiscriminatamente ai 189 milioni del Fondo Sanità, dal momento che circa 62 milioni dovranno essere indirizzati a copertura del reddito minimo al taglio dei ticket. Se il testo restasse così com'è, allora Commissione Bilancio e successivamente Sala d'Ercole dovranno fronteggiare l'irregolarità riscontrata dalla Corte in quattro capitoli dello scorso bilancio di chiusura. Il presidente Crocetta, all'uscita da Palazzo Steri, dove si è tenuta la relazione della Corte, ha parlato di riconoscimento per il lavoro svolto da questa amministrazione, interpretazione non condivisa da opposizioni e dissidenti dell'alleanza. Secondo il forzista Falcone, sarebbe lampante la necessità di una nuova manovra alla luce della parifica della Corte dei Conti, un testo, ha proseguito Falcone, che non sia soltanto correttivo, bensì di assestamento. Forza Italia chiede programmazione, ha concluso Falcone, a partire dall'utilizzo virtuoso dei fondi comunitari, rimbalzando le parole espresse anche dal presidente della Corte, Maurizio Graffeo, che ha individuato nella gestione delle partecipate un ulteriore nodo da sciogliere per risanare i conti. Di riscrittura al momento non si parlerebbe, con la Commissione pronta già martedì a ricevere e discutere la finanziaria ter per poi trasmetterla entro venerdì prossimo all'Aula, che dovrebbe votarla, nelle previsioni ben più che ottimistiche della Giunta regionale, entro il 20 luglio. Subito dopo l'alba di questa mattina, una decina di attivisti di Greenpeace hanno inscenato una simulazione di disastro petrolifero sulla spiaggia di Mondello per denunziare il pericolo che corre il mare di Sicilia dopo la firma avvenuta tra la Regione Sicilia e Eni Edison Irminio per lo sfruttamento dei giacimenti di gas e petrolio nel canale di Sicilia. Gli attivisti vogliono smascherare con la loro azione il voltafaccia di Rosario Crocetta, presidente della regione, che in un primo momento si era detto contrario alle trivelle. Gli attivisti hanno esposto uno striscione ben visibile con su scritto «Crocetta regala il nostro mare ai petrolieri», concludendo, a proposito di mare, che si è detto un mare di bugie.
Il candidato Crocetta, prima delle elezioni, ci aveva promesso che avrebbe difeso con noi il mare della Sicilia dalle trivelle. Il presidente della regione, Rosario Crocetta, ci ha fatto il bidone e ha fatto un accordo con i petrolieri che questo mare vogliono trivellare. Noi abbiamo un'idea migliore per difendere questo mare. Non fossilizziamoci, è il nostro oro blu, usiamolo meglio. È allarme randagismo in provincia di Agrigento. Il primo episodio di un cane che ha ferito una giovane ragazza si è registrato proprio nel capoluogo e l'ultimo è avvenuto ieri sera alla Maggiore delle Isole Pelagie, vittima un bambino di 2 anni in vacanza con la famiglia di Bergamo a Lampedusa. È stato aggredito, morso e ferito gravemente da un cane mentre giocava in spiaggia. Dopo essere stato azzannato dal randagio è stato trasportato d'urgenza nell'isoccorso al pronto soccorso dell'ospedale dei bambini di Palermo, in gravissime condizioni, con profonde ferite al volto e alla testa. Tra i primi a vederlo il neo direttore generale dell'ARNAS civico, il chirurgo Giovanni Migliore, che stava facendo visita alla struttura pediatrica. È stato operato in nottata nel reparto di chirurgia plastica, ha subito un delicato intervento al volto nella zona dell'orecchio. Un'operazione necessaria anche a far sì che il piccolo non resti sfigurato a vita. Intervento che secondo i medici è riuscito e adesso le condizioni del bimbo sono ritenute buone. Il piccolo è accudito anche dai 2 genitori che, sconvolti e sotto shock, hanno raccontato ai medici la scena dell'aggressione. Ed i sanitari hanno già allertato le forze dell'ordine. Il randagismo è una piaga che ormai da anni colpisce Lampedusa, creando problemi sanitari e di sicurezza pubblica. A volte si tratta di cani giunti nell'isola con i loro padroni e poi abbandonati alla fine della vacanza. Questi profughi a 4 zampe sono centinaia, vivono in branco, gironzolano per le vie del centro, dormono sulla spiaggetta davanti al porto. Solo da 3 anni l'ASP di Palermo ha avviato un programma di prevenzione e lotta al randagismo sull'isola, che prevede la sterilizzazione e la microcippatura dei cani. Adesso, dopo l'aggressione del piccolo turista alla Perla delle Pelagie, dove già da tempo i commercianti lamentano il crollo degli arrivi dovuto all'emergenza sbarchi, rischia di subire contraccolpi anche per questa vicenda. Tantillo Colori di Tantillo Salvatore, leader da 40 anni nel mondo del colore, vi dà il benvenuto nel suo showroom. Ed ecco le interessantissime offerte riservate ai nostri clienti. Caldaia Ferroli Vivatec, kilowatt 24, 489 euro. Scaldabagno 80 litri di Unboiler, 79 euro. Scaldasalviette bianco altezza 80 cm, 44,90 euro. Una latta di lavabile, più rullo, tela, retina e pennello, euro 29,90. Radiatore presso flusso in alluminio, 9 euro. 6 tubi di silicone Bostik, 9,90 euro. Stucco 20 kg, 8,50 euro. Ducotone delle migliori marche, 44,50 euro. Ogni 5 latte di pittura, 3 latte di stucco o fissativo in omaggio. Tantillo Colori a Palermo, in via Mendola 35, zona Stazione Centrale. Qualità ed esperienza al vostro servizio. Comunica. Codice 202 in atto su Palermo 98, mando in appoggio anche la lei. Global Security International, gli specialisti della vigilanza e della sicurezza. Personale altamente qualificato, pronto intervento, controlla attività commerciali con tecnologie innovative. Global Security International, servizi di scorta, radio e telecamere, telesoccorso 24 ore su 24, vigilanza notturna e diurna, vigilanza fissa, punzonature, trasporto valori. Global Security International, consorziato SicurGem. Contattaci per la tua sicurezza. La Sicilia muore, ma si può ancora salvare. È indispensabile imboccare subito la strada della crescita. Perché accada, la classe dirigente siciliana deve intervenire sulle istituzioni affinché diventino efficienti. Perciò serve l'informazione investigativa, propositiva ed efficace. Scoprila su qds.it. Campagna Etica 2014. Abbonati al Quotidiano di Sicilia. Il tuo contributo è un prezioso sostegno al grande progetto di Risorgimento Sicilia per lo sviluppo e l'occupazione. Safir. Nata con prerogative di alta qualità, oggi Safir è l'industria per la sicurezza che, senza smentire un passato esclusivamente artigianale, abbina tecnologie molto raffinate e moderne all'esperienza e manualità che da sempre la contraddistingue. Safir. La sicurezza dei tuoi beni più cari.